Havana Brown, Red One, Miss Waterwad, from Miami, Morocco, to Australia, Donna, for the world. Saluta. Saluta. Vieni. Aspetta che vengo anch'io. Ciao. Siamo Marco, gruppo. Iniziamo bene. Siamo Luca e Marco. Allora ragazzi. Allora ragazzi, vi dobbiamo chiedere scusa se la terza puntata ancora purtroppo non è uscita. Perché vuoi spiegarlo tu cosa è successo? Ci sentiamo importanti per una cosa. Ci hanno censurato dalla Germania per copyright. Ma se avessimo detto Wine Twine Strike Fiat, che cazzo cazzo sono in lì. Tanto buona domanda. Ma quindi ragazzi, purtroppo. No, non sono più campi. Quindi ragazzi, purtroppo ci hanno censurato. Quindi dobbiamo trovare un modo per far uscire le prossime puntate. No, boh. Ci arrangeremo con questi video vari. Proveremo a dire cazzate nei video che non potranno superare sempre i 15 minuti, purtroppo. No, attenzione. Proprio per questa storia del copyright della Germania. Sono nel mio canale YouTube. Andateci, ci sono più interessanti, vabbè. Mi raccomando. Sì, lo posso fare. Quindi, tanto che se lo faccio, poi magari mi censurano e rimango inculato. In questo momento stiamo provando a caricare il video per l'ennesima volta, cercando di tagliare le parti inutili. Vediamo adesso. Quindi ragazzi, non ce l'abbiate con noi, perché noi non c'entriamo niente. Comunque ci siamo organizzati perché faremo dei video. Potremmo fare chiamate in diretta anche, perché qua c'è il mio... come cazzo si dice? Molto importante il mio telefono. Ecco, aspetta che lo riprendiamo. Ecco, questo sarà per fare le chiamate in diretta. Quindi chi vuole chiamare, noi vi chiameremo. Posizioniamola così, oddio, speriamo si veda bene. Quindi ragazzi, oltre alle chiamate cercheremo di fare qualche sketch, proveremo insomma ad abituarci ad esprimerci qua dentro stanza mia, dentro la mia stanza. Insomma, vuoi dire qualcosa a cazzo, che non devo chiedere scusa solo io? Sei anche tu l'altra testa di cazzo che fa la radio. E dai un po' e va a far culo. Cazzo, prima mi dà le patatine. Oh cazzo, sono caduto, porca puttana. Cazzo! Vabbè, ho tutto capito. Esatto, bisognerebbe dire parolacce in diretta. Questo volevi. Comunque ragazzi, no, faremo anche un contest e faremo anche un nuovo... Minchia, che guarda che culo sodo qui. Cioè, no, guarda, un nuovo quiz. Un nuovo quiz per questa radio vagina che andrà avanti ogni settimana. E chiameremo in diretta la persona per farci rispondere alla domanda. Il vincitore vincerà questo. No, non è vero. Ancora non lo so cosa vincerà. Questo è puramente indicativo. Vincerà una dedica in diretta da Radio Vagina. Le nostre dediche. Comunque ragazzi, adesso abbiamo deciso di fare 10 minuti di video. Quindi dobbiamo anche impegnarli questi 10 minuti di video. Guarda che 10 minuti. Dobbiamo parlare. Non lo guarda. Comunque ragazzi, dateci dei consigli per questa Radio Vagina, per continuare a portarla avanti, perché Radio Vagina, l'informazione non muore, non può morire così. Cazzo. Non abbiamo detto parolacce. Non può morire così Radio Vagina. Io non me lo spiego. Quindi adesso inizieremo anche a chiedervi di sostenerci maggiormente, di metterci la faccia, di dire Radio Vagina è il meglio. Dillo, Radio Vagina è il meglio. Insomma, adesso ve lo faccio dire anche dal mio cane che Radio Vagina è il meglio. Tu nel frattempo infatti hai lì. Eccoci ritornati col cane, togliti, mi fa piacere che vado. Ecco, lei è Cindy, il mio cane, e lei sostiene Radio Vagina, vero? Diglielo. Brava, sostieni Radio Vagina, che brava. Boh, basta, buttacela. Ma poverina, falla rimanere così a fare il video. Ma è brutto. Ma poverina, è bellissima. Vedi, saluta la telecamera, saluta. Ciao, saluta. La telecamera è là. La telecamera, saluta la telecamera. Che brava. Dai, esci dalla valle adesso. Ciao. Quindi, vedete, anche il mio cane sostiene Radio Vagina. Bra, bra, bra. Tutti sostengono Radio Vagina. Sto dicendo troppo Radio Vagina. Diciamolo alla radio che non si ascolta la mattina. Radio che non si ascolta la mattina e purtroppo in questo momento non si ascolta proprio perché nella merda come siamo.
Quindi ragazzi, se voi sostenete Radio Vagina, mettete mi piace nella pagina. Io sono in tenuta da calcio, se non ti prendono per coglione. Sono in tenuta da calcio perché dopo abbiamo... E ne è crollato il mondo. Oh, è crollato tutto. Aspetta che la prendiamo in mano, ecco. Ecco, riprendiamo il nostro studio. Questo è dove noi carichiamo le puntate tramite questo bel computer. Vabbè, questo è il mio impianto stereo. Con quel microfono che vedete là, noi registriamo le puntate. Ma che cazzo gliene fotte la gente di vedere il nostro microfono di merda? Ah, non gliene frega, vabbè. Comunque questo era un video giusto illustrativo. Aspetta che ci rimettiamo. Eccoci di nuovo. Era comunque un video illustrativo per spiegarvi, per chiedervi scusa sostanzialmente per i nostri ritardi. Cosa stai facendo? Vi faccio la domanda. Quindi vi chiediamo scusa, mi raccomando, Radio Vagina, sosteneteci, siamo due sfigati, se lo so, è brutta. Comunque, poiché non moriamo mai, vi lasciamo adesso con uno spot, una sorta di mio monologo che ho fatto quest'estate, riprendendo la pubblicità della Ypsilon, il lusso è un diritto. Quindi godetevelo. Cazzo. E a breve novità su Radio Vagina. Cazzo. Aspettate, prima di salutarvi vi dico una cosa. Ecco, Radio questi Vagina. Sono i giochi di Luca. Qua si diverte Luca, vediamola quanto. Mi raccomando, nero, Radio Vagina è migliore di questo dito, vi fa godere di più. Mi raccomando, signori, mi raccomando. Vuoi salutare? Saluta la telecamera. Saluta. Ciao, aio, ciao mamma. Vuoi salutare? Mi saluta. Mi sta fissando. Lo so. E purtroppo non abbiamo neanche cavalletto, che non c'è. Nemmeno cavalletto. Non ci abbiamo soldi. Che cazzo vuoi? No, però già è pulita. È pulita. Già è pulita. Beh da, godetevi così di lusso, che cazzo è, bella. Feste, gioielli, il denaro, vivere negli eccessi. Che cos'è il lusso? Dov'è? Chi cazzo sei tu? L'ostentazione è morte. Io sono morte, io! Il lusso è qualcosa che c'hai o qualcosa che non è. E vorrei sempre di più, dammi di più, ancora, sono insoddisfatto. Questa è la vita, mia vita. Tu non lo sai chi sono io, se sono un sognatore, un coglione. A volte il lusso sta dentro di me. Ma cosa serve il lusso se sono povero? Di cosa sto parlando? Il lusso